2017, debiti verso fornitori per 144.355, debiti verso le banche per 142.000 euro, debiti per trattamento di fine rapporto 89.675. Totale debiti della società 893.628, a cui si aggiunge la perdita di esercizio del 2009, chiusura 2009, 131.694. Questi sono i conti veri. Noi abbiamo avuto il coraggio di pubblicarli, di dirli pubblicamente. Voglio vedere loro che cosa si inventano per controvertire questi dati così oggettivi e veri. E mi dispiace che non c'è il dottore Fereoli in consiglio comunale, perché lui era il consulente della società. Mi dispiace, perché probabilmente lui ci avrebbe potuto dare qualche risposta su questi conti, qualche risposta e qualche domanda un po' più precisa per capire perché, qua vado un po' nel tecnico, ma giusto 30 secondi perché deve rimanere agli atti, perché hanno iscritto immobilizzazione immateriale per 210.000 euro senza che vi fossero elementari presupposti per iscrivere queste immobilizzazioni immateriali. Perché si sono inventate rimanenze di circa 150.000 euro di magazzino quando di rimanenze non abbiamo trovato nemmeno un centesimo di materiale, di cose concrete. L'hanno fatto, e poi leggerò la relazione di un tecnico che vogliamo allegare al bilancio, perché, come diremo, salviamo la società, ma chi ha sbagliato deve pagare civilmente. L'hanno fatto per camuffare delle perdite ingenti e consistenti. E qua ci sono dei reati, ma poi ve li leggo pure perché non me li ricordo a mente, non sono un penalista, ma ve li leggo perché c'è una relazione tecnica che allegheremo al bilancio e poi sarà inviata agli organismi che, diciamo, deputati a decidere. Per quanto riguarda il piano di risanamento della società, e ci dispiace che non sono presenti i consiglieri di minoranza, perché avremmo anche visto come avrebbero votato su questi atti per capire qual è il loro senso di responsabilità, perché tutta la costruzione della società Cooperazione Sviluppo è stata fatta per evitare che il comune di Bellizzi avesse le problematiche finanziarie legate alla gestione, perché questi debiti dovevano essere tutti debiti del comune. Ma è facile dire il comune c'ha i conti a posto, e per forza hanno spostato più di 1 milione di euro di problemi e di debiti su una società. Ma perché? Vi spiego anche perché. Perché era facile liberarsi di una società privata, farla fallire, fregarsene dei fornitori, dell'INPS, dell'erario, fregarsene di 40 famiglie che loro hanno assunto. Allora questo lo dobbiamo dire con chiarezza, perché noi ci assumiamo le nostre responsabilità, ma la gente deve sapere, lo devono sapere anche i dipendenti con i quali c'è un rapporto di estrema franchezza, quali sono le responsabilità e gli impegni che noi ci assumiamo nell'interesse del bene della comunità. Ma questo vale per loro, ma vale per tutti i dipendenti, vale per tutta la struttura amministrativa. Noi da questo momento in poi non possiamo consentire che ci sia inefficienza, che non si lavori, che non si impegni nella gestione dei servizi, perché oggi non sono in discussione i nostri soldi, sono in discussione i soldi dei cittadini che tutti mettiamo, e quindi abbiamo diritto e dovere di controllare e di far sì che le cose vadano come devono andare. Il nostro piano di salvataggio e di risanamento della società passa, anche questo l'abbiamo scritto, attraverso alcuni interventi.
alcuni dei quali già li abbiamo fatti, la delibera 17 del settembre del 2009 in cui abbiamo riconosciuto 55.000 euro e altri 18.000, e poi ci sono gli argomenti successivi, ulteriori riconoscimenti di debiti fuori bilancio per 64.210.000 euro, gli adempimenti contrattuali per 69.000 euro e la copertura della perdita di esercizio che abbiamo fatto con bilancio e faremo con bilancio 2010 di 131.694, totale intervento 550.000 euro circa. Ovviamente questo presuppone comunque una gestione efficiente e oculata, e noi abbiamo rivisto anche il consiglio di amministrazione della società, perché in questi mesi ringraziamo il consiglio di amministrazione uscente che ha lavorato con impegno, con sacrificio, assumendosi anche delle responsabilità. L'ha fatto seriamente ed è riuscito in questi sei mesi a recuperare e a fare veramente i miracoli, a continuare a pagare gli stipendi ai dipendenti, a garantire il rispetto degli elementari impegni contrattuali, ma è un consiglio di amministrazione che ha fatto già il possibile. Oggi, con questo piano di salvataggio, c'è bisogno di allargare il consiglio di amministrazione, individuando un presidente tecnico che risponda delle cose che vengono realizzate e ci consenta di rispettare quello che è il nostro piano di risanamento della società. Consiglio di amministrazione che non comporterà nemmeno un centesimo in più dei costi sostenuti in passato. Lo voglio dire a scanso di equivoci, perché qualcuno va dicendo che abbiamo allargato il consiglio di amministrazione. L'abbiamo fatto per inserire persone tecniche, con delle professionalità, con delle competenze, per far sì che i soldi dei cittadini vengano rispettati e il piano di risanamento della società possa completarsi in maniera dovuta.